Signor Presidente del Tribunale, signor Procuratore della Repubblica, vogliamo essere genitori. Signor Presidente del Tribunale, signor Procuratore della Repubblica, vogliamo essere genitori. 19 marzo, festa del papà San Giuseppe, ma esiste anche un dramma di tanti papà, papà separati, padri separati, che hanno problemi nel vedere riconosciuto il loro ruolo di padre nei confronti dei figli. I diritti talvolta calpestati, motivo per il quale 7 anni fa nacque un'associazione nel nome dei figli. Sono trascorsi 7 anni, ma sembra che davvero poco sia cambiato. E allora parliamo di uno dei due promotori della iniziativa, Andrea Balsamo. Lei è un padre, un papà di un bambino o una bambina, non so, separato. In che modo i suoi diritti non vengono rispettati, i diritti di genitore? Sostanzialmente non vengono rispettati poi i diritti del bambino, che secondo noi ha l'assoluto diritto di avere due figure genitoriali di riferimento. Si interrompe un rapporto nella coppia, ma non si deve mai interrompere il ruolo di genitore. Dopo 7 anni siamo ancora qui, organizziamo una manifestazione a Taranto il 19 marzo 2011, una marcia in via di Palmi e via d'Aquino, per rivendicare semplicemente un diritto, il diritto del bambino a trascorrere la metà del tempo con il padre e la metà del tempo della madre. C'è una legge fatta nel 2006, la numero 54, sull'affido condiviso, che sostanzialmente avrebbe dovuto cambiare questo modus operandi dei giudici. Di fatto non è cambiato niente, perché appunto la madre tiene con sé i bambini l'80% del tempo e al padre rimangono quei pochi spiccioli di ore. Così facendo la figura genitoriale del padre viene assolutamente sminuita. Altro promotore, Vito di Taranto, cos'altro ha da aggiungere? Diciamo che più o meno le motivazioni della manifestazione sono identiche a quelle che ha esposto Andrea. Diciamo che la nostra insistenza sul tema riguarda soprattutto la questione del tempo e dell'essere messo a conoscenza di tutto ciò che accade intorno al bambino. Spesso molti padri non sono messi a conoscenza di quello che accade intorno al bambino, ad esempio dalle cose più basilari, la visita dal pediatra oppure le pagelle scolastiche. Momenti proprio di crescita in cui si consolida e si rafforza il rapporto tra un padre ed un figlio. Spesso molti padri sono esclusi da questa parte della vita dei propri figli e sono costretti ad essere semplicemente dei visitatori per quelle poche ore che il giudice o il tribunale gli concede e diciamo senza spesso molti bambini non trascorrono neanche le ore notturne con i propri figli e costretti ad essere continuamente monitorati da assistenti sociali e quant'altro, quando magari fino a poco tempo prima della separazione dormivano con i propri figli, si trovano da un giorno all'altro a non dover più dormire con i propri figli e magari spesso ad essere dichiarati non idonei a trascorrere le ore notturne con i propri figli, e questo non si capisce, diciamo. Signor Presidente del Tribunale, signor Procuratore della Repubblica, vogliamo essere genitori, non siamo genitori di serie B.